Il Comitato Aria Pulita per Siena, che abbiamo conosciuto per le vicende del Laterino, torna a parlare e lo fa per i lavori che si stanno svolgendo alle scotte di demolizione dell'Ottovolano. Ne parliamo insieme a Giampaolo Camilli, che è un membro del Comitato Aria Pulita. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Buonasera. Cos'è che vi preoccupa? Buonasera. Ultimamente abbiamo molte persone che ci riferiscono di queste polveri che esalano dall'ospedale Le Scotte. Sono queste polveri che investono tutto l'ospedale, ma anche la parte adiacente. Praticamente sono strutture vecchie. E ci sono anche componenti tossico-ambientali, sostanze nocive e probabilmente anche cancerogene, là dove si va a smontare i vecchi serbatoi, le cose. Ma comunque ora non entriamo nel merito della chimica. Voglio dire, lì conosciamo bene l'ospedale, sappiamo che c'è la neonatologia lì vicino, ci sono le prese d'aria della terapia intensiva. La gente è preoccupata, ma ora possiamo aprire anche una piccola parentesi. Sono stati costruiti dei pilastri e poi sono stati ributtati giù. Ora, questo non si capisce perché, ma non è il nostro argomento. La nostra preoccupazione sono le polveri. Le polveri, dobbiamo ricordare che ci sono lavoratori che devono lavorare in sicurezza, ci sono i pazienti e poi i cittadini, le abitazioni lì vicino, insomma, ecco. Noi ci auguriamo che questi controlli via via cadenzialmente venissero fatti, insomma, è auspicabile che così fosse perché altrimenti, voglio dire, insomma, la gente protesta e il contenimento Giustamente ha delle paura. polveri deve essere ovvio, insomma, questo contenimento di queste polveri che danno noia, comunque, ecco. Dicevo, voi avete fatto una richiesta proprio di valutare se i lavori stanno procedendo in maniera regolare e se queste polveri possano Noi essere vogliamo lucide. sapere se tutto procede. Certamente, noi vogliamo sapere, appunto, dalle maestranze se è stato espletato tutto il procedimento per il controllo di queste polveri che ricadono comunque, non è solo un fatto di esalazione nell'aria, ma di ricaduta anche, insomma, perché la gente è veramente preoccupata. Se lo diciamo non è per pubblicità o per mettersi in mostra, insomma, noi ultimamente siamo, ecco, riservati, cerchiamo di non dar noia a nessuno, però, insomma, la gente è preoccupata e ci tempestano di telefonate, di incontri, la gente vuol sapere, vuole capire quello che sta succedendo, ecco. Insomma, anche nell'abbattimento, voglio dire, ci vuole getti di acqua più forzata perché le polveri ci sono, insomma, ecco. Siamo in una zona, Ha tra capito? l'altro, che è quella dell'ospedale e quindi dove, come giustamente ci stava dicendo Quindi prima, ci vuole un'attenzione ancora maggiore. sì, per via delle prese d'aria e anche dei malati, degli operatori sanitari, tutti comunque, ecco, nessuno escluso. Sì. Vediamo Quindi è se... auspicabile che tra tutti riusciamo a contenere, a farci sapere un pochino lo stato dell'arte della situazione ad oggi, perché insomma siamo preoccupati, ecco, questo sì. Ho Oh, capito, dottoressa. preoccupati, quanti eravate anche per il cimitero, per il Laterino, dove si è a questo punto acceso il forno crematorio nuovo. Sì. In questo caso lì la situazione è monitorata. Ma io presumo di sì. Al momento la giunta comunale sta lavorando molto bene. Mi sembra che ci sia un interessamento particolare da parte dell'assessore all'ambiente e dall'assessore alla sanità, in quanto è stato redatto insieme a noi un piano di monitoraggio trimestrale. È auspicabile che parta quanto prima, anzi, siamo in attesa di sapere le date certe per il monitoraggio e il controllo a terra, anche oltre che in aria, di questi fumi che, oltre il vapore, che è il mezzo di trasporto dei componenti cancerosi, tipo la diossina, furani, eccetera, dovrebbe partire il comune
A breve, insomma, ecco, è auspicabile che così sia, quello che ho capito, per il controllo in quattro punti cardinali diversi per avere delle analisi più precise. Insomma, siamo un po' preoccupati perché ultimamente anche nella scuola Saffi c'era un biossido d'azoto, mi sembra, 5 unità sopra il range, e quindi la cosa è preoccupante. È preoccupante. Ecco, ora vediamo queste ricadute a terra, speriamo che siano contenute, insomma, ecco, questo sì, almeno quello, proprio perché le cremazioni sono aumentate, sono quadruplicate, insomma, rispetto a quando lo gestiva il comune. Ecco, ora, essendo una ditta, appunto, una ditta privata, giustamente ha interesse a lavorare, però, insomma, bisogna che ci siano i controlli stretti stretti, dottoressa, sì, questo sì. Io la Però mi sembra ringrazio. che questo comune stia lavorando molto bene. Ecco. La ringrazio per questa intervista e speriamo che ci sia una reazione da parte degli organi competenti per dare rassicurazioni sulla Speriamo, salute dei dottoressa. cittadini. Aspettiamo fiduciosi, aspettiamo fiduciosi. Vi ringrazio.